atto burocratico prima della festa, quella che inizierà giovedì mattina con le sfilate carnevalesche per le quali si lavora tutto l'anno. Tutto è pronto, l'entusiasmo è tanto, la fatica è stata tanta per tutti, però è il momento in cui questa euforia poi diventa collettiva e abbraccia, come dicevamo anche prima, tanta gente. Parliamo di tante presenze che arrivano ogni anno qui a Tempio per festeggiare insieme a noi questa festa, che è una festa di popolo, ma non è più solo una festa di popolo. È uno dei grandi eventi che la Sardegna accoglie in questo periodo carnevalesco. Allora, come sempre, io vorrei che a fare gli onori di casa in qualità di sindaco amato di questo centro fosse appunto il sindaco Romano Fregio. Un applauso a lui. Ciao. Intervenuti, qualcuno mi dice di fare fretta, non ho neanche iniziato, farò fretta, no, non era una mossa, l'ho già detto prima, no, perdiamo tempo. Quindi dicevo un ringraziamento a quelli che ci hanno onorato la loro presenza in questa circostanza che per noi ha una valenza storico-culturale, insomma, di spettacoli, quindi ci stiamo avvicinando dopo la fase appunto dei piccoli passi ai cacciaviti di partenza, e quindi il carnevale 2014 sta proprio per prendere volo inteso come volo di valori, ripetete, mi aiuta Alessandro. E quindi io non ho granché da aggiungere alla conferenza che è già stata fatta una settimana fa, però per me lo faranno gli altri, gli interlaguri. Io vorrei soltanto fare un richiamo a quanti ci vorranno onorare di essere presenti a Tempio nelle tre giornate più, che poi sono quelle che tutti sappiamo, perché indubbiamente gestiranno bene il loro tempo, non soltanto gli adulti ma anche i ragazzi. Tempio, ovviamente, come sapete, ha mantenuto la tipicità, il carnevale in Sardegna non me ne voglia nessuno, leggiamo tante, insomma, sappiamo che ci sono tante imitazioni, però il carnevale in Sardegna, e diciamo, ci spingiamo oltre, ma Sardegna Corsica, per arrivare poi magari a Piombino, quindi nella Polisa, è a Tempio. Per cui ricordatevelo, perché venire a Tempio vuol dire trovarsi in un ambiente che almeno per qualche ora ci fa dimenticare quelle che sono le situazioni reali della nostra vita, della nostra esistenza, e sappiamo quanto in questo periodo queste situazioni pesino. Ultimamente, insomma, Tempio è anche assediata, sembriamo come la città di Troia, qualcuno ci vuole prendere qualcosa, di elene ne abbiamo molte, però insomma ci vogliono prendere anche qualcos'altro. Per cui, insomma, cerchiamo di essere cauti, noi siamo assediati, però sapremo ben difenderci. Grazie a tutti e buon carnevale. Sono a capogiro. Io prenotai, dici prenotarà, un bisei, la neveda. O l'ampuna cin, lungo le rumeo, cose effendi, la bestega. Un soglia te di, i socabadi. Vai tu mio, vai! Mi manca l'areno, si pensa a chi si fosse, non ti credo, la merosa. Cadici chi pare, per te non si sa, non vi credo, la mesenda. Non so di aprire, di so capalenda. E con chi so ti vedi, usi malleni e di, so sempre muratori, come tanto calasori. E con chi so ti vedi, usi malleni e di, so sempre muratori, come tanto calasori. Bene, bene, bene! Proseguiamo, proseguiamo. Grazie! Grazie! È un pezzo di rispettino.
Sirius e Eric, insomma, tutti ricordiamo sempre con grande affetto e con grande simpatia. C'è stato un tributo a lui proprio sabato scorso ed è stato un grande successo, come tutti ovviamente si aspettavano. Torniamo alla nostra conferenza. Queste sono le conferenze del Carnevale. Lo dico per la collega che insomma ho visto un po' sconcertata, perché in realtà forse è abituata a conferenze ben più seriose e in giacca e cravatta. Questa è una conferenza, come sempre succede al Carnevale, un po' fuori dalle righe. E noi rientriamo invece nel nostro protocollo dando la parola all'assessore al turismo competente in materia, quindi Roberto Carnevale. Collega al sindaco per i saluti istituzionali, anzi, ricollegandomi al sindaco vorrei dire che quest'anno, visto che non abbiamo Re Giorgio, forse insomma ci sarà qualche collegamento a qualche Re Giorgio territoriale che vuole spezzare in due il territorio, comunque, sempre in clima goliardico, senza voler bruciare nessuno. Sacrificio a fare carnevale, ogni anno arriviamo alla conferenza stampa, noi organizzatori che siamo stanchi veramente. Però il sacrificio non ne vale la pena. Organizzatori tutti ovviamente, per lasciare quelli che fisicamente si stanno di più, perché sono rimangono 4 mesi. E quanti te la puoi evitare? È più faticoso ancora organizzare il carnevale in questo modo, perché quello che stiamo perseguendo da anni è cercare di far lavorare diverse organizzazioni, ognuno per il suo aspetto, assieme secondo un'unica cabina di regia. C'è chi cura l'aspetto artistico, c'è chi cura la realizzazione dei carri, la parte del centro commerciale naturale, l'altro loco. La verità è che è una soddisfazione vedere che finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Non vi nascondo un po' di delusione dal fatto che il governo Monti ci tagliò le gambe quando vietò a tutti le amministrazioni pubbliche di fare le fondazioni, perché l'obiettivo finale di questa organizzazione era fare una fondazione che racchiudeva tutte queste anime per poter lavorare tutti assieme per fare il carnevale quello che ci lavoriamo ancora meglio, cerchiamo di far uscire questa immagine positiva del carnevale anche attraverso la stampa, facendo vedere che siamo uniti, che stiamo lavorando per risaltare le qualità e le peculiarità della nostra città. Quindi grazie a tutti, passiamo alla parte più allegorica. Possiamo dedicare una canzone a Monti? Sì. Una canzone a Monti e una canzone a come il presidente della regione, no, non il presidente della regione, l'assessore regionale, che ci ha dato solo 12.000 euro per la 2013 e ogni anno creiamo Domenico Dettori, creiamo una canzone nuova, quest'anno ne abbiamo fatte 3, quest'anno quella che abbiamo creato, che vogliamo dedicare all'assessore che ci ha dato solo 12.000 euro, si intitola Anda come la polvere e la sentiamo la traduzione spingi il personaggio in questione verso una direzione tanta polvere mista a coriandoli, corcinola un po', però è come andare praticamente adesso possiamo parlare male perché tanto non è più assessore, non sarete più indagati, no, non era un auspicio, però noi abbiamo una peculiarità, nel senso siamo bravi, no? Che adesso c'è stata praticamente una tempio un'amministrazione diciamo di centro-sinistra e invece alla regione c'era un'amministrazione di centro-destra. Adesso le prossime elezioni, siccome qua qui organizziamo tutto prima come carnevale, ci sarà la regione adesso di centro-sinistra e ci sarà un'amministrazione probabilmente di centro-destra. Così non ci sono arrivati i soldi prima per questo motivo, non ci arriveranno, sto spiegando la RAI, non ci arriveranno dopo per l'altro. Quindi a tutti quelli che organizzano queste cose, al contrario, anziché andare nella stessa direzione, diciamo anda, fate no, eh. Il galletto tempiese, noi siamo il gallo, sai cos'è il gallo italico, no? Più o meno il gallismo italico, anda come la curva, amica, tutta sta gente che remata.
dove sta mattinata, apparenti lagnata, con la schiena ingrugnicata. 11:06, già 3 ore sono passati, con i cavalli incestrati, pensamenti avvoluttati, e non avrei mai, se tu mi manchi sto con mali. Ma a Bali proprio a Carrasciali non si può volare. Anda, 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 lo corvino, anda, 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 come la pulvara. Sempre per l'assessore, vero? Sono cammiduli. Sono cammiduli e soffratti, ma sui cristi sono invatti, cavoliggio di campatti, finzani sei, mi una putta tazza piena, faccio un brindisi a malena, se mi torna la mena, ti vatti me, ma se tu mi manchi sto con mali. Ma la vali proprio a Carrasciali non si può con l'urla. Subiamo, subiamo. Grazie. Era come la pulvera. Grazie. Abbiamo incontrato le istituzioni e a questo punto incontriamo anche il Centro Commerciale Naturale, Commercio 2000, che ormai è partner ufficiale dell'organizzazione del Carnevale Tempiese, e la voce è quella di Gianmario Zena. Ti do il microfono, però metti in condizione. Grazie, buongiorno a tutti. Io rappresento il Centro Commerciale Naturale, il Presidente non è potuto essere dei nostri, quindi lo rappresento io. Il Centro Commerciale Naturale partecipa a vario titolo a tutte le manifestazioni del Comune di Tempio. In particolare siamo affezionati al Carnevale e anche quest'anno sponsorizziamo 3 eventi che illustro brevemente perché lasciamo la parola poi anche agli altri. Venerdì 28 febbraio alle 18:43, Alessandro, giusto? Sì, 43. In Piazza Gallura, Centro Storico, ci sarà la parata della Tinto Brass Merchant Band. È una band che suona quasi esclusivamente fiati ed è itinerante, quindi sarà molto bella vederla, la conosciamo già noi tempiesi, speriamo che venga anche gente da fuori a conoscere questa bravissima band. Sabato 1 marzo alle 20:48, direttamente dalla trasmissione Falde del Kilimangiaro, arriva il corpo di ballo Sud-Africa, sarà uno spettacolo musicale acrobatico itinerante, loro sono molto bravi e quindi anche qui speriamo che ci sia molta affluenza di pubblico, venite a vederli perché ne vale veramente la pena. Infine, domenica 2 marzo, stiamo sponsorizzando un LED wall, che è un monitor a LED di 7 m x 4 che verrà posizionato in Largo dei Gasperi e manderà in onda in diretta quello che succede al Parco delle Rembrandt. Questo per dar modo a chi si mettesse un po' decentrato di partecipare comunque a quello che succede nel fulcro della sfilata che è proprio in corso Matteotti davanti al palco della giuria, davanti al palco del presentatore di Alessandro. Vi ringrazio tutti e vi aspettiamo numerosi. Che è qui in rappresentanza dell'Agenzia Sardegna Promozione, l'agenzia grazie alla quale in realtà quest'anno il Carnevale di Tempio arriva su Rai 1 durante il programma Una Mattina Verde di giovedì grasso, cioè di giovedì 27 giugno. Io innanzitutto porgo i saluti del nostro direttore generale, che è il dottor Mariano Mariani, direttore dell'Agenzia della Regione Sardegna, Sardegna Promozione. Perché siamo qua? Perché i carnevali della Sardegna rientrano in un progetto che 4 anni fa l'Agenzia Sardegna Promozione ha ideato, che si chiama Isola che Danza. Isola che Danza parte dal 16 di gennaio con i riti dei fuochi di Sant'Antonio, prosegue con i carnevali di Sardegna e termina con i riti della Settimana Santa.
Pertanto siamo qua perché i carnevali in Sardegna, nell'ambito dell'iniziativa Progetto Isola che Danza, si contraddistinguono in identitari tradizionali, nei carnevali a cavallo e i carnevali diciamo più goliardici e insomma tra i quali è allegata l'Egomici, grazie a Maria che mi ha suggerito, perché siamo reduci anche dal Festival di Sanremo, insomma c'è stato Di André che comunque in parte ha ricordato anche la realtà di Tempio Pausania, e chiaramente tutto non è visibile, ma ci sono dei siti come la sala stampa dove alcune cose sono state dette. E tra i carnevali, in quanto funzionario che sta seguendo il progetto, ho scelto per i carnevali alle 12 Tempio Pausania, non gli altri due che sono indicati nel progetto, perché è il carnevale più antico e il carnevale che merita di essere, avendolo già visto ovviamente, è nell'organizzazione una realtà importante in Sardegna. E mentre le altre due tappe, per il tradizionale sarà Ottana, dove saremo a registrare questo pomeriggio e stasera, e termineremo col carnevale a cavallo, e sarà ovviamente la Sartiglia. Perché la scelta della Sartiglia nel carnevale a cavallo? Perché è ovvio che abbiamo bisogno, quando si fanno cose importanti, di tutte le autorizzazioni necessarie, quindi i cavalli che vengono trattati nella giusta maniera, perché ci sono gli ambientalisti, no? Che ci stanno qui dietro e verificano che tutto sia corretto. Ora capisco perfettamente la polemica dell'amministrazione comunale, credetemi, io che sono da 19 anni funzionario della regione e da 4 mesi rubata all'agenzia Laore Sardegna, dove sono in ruolo e in comando all'agenzia Sardegna Promozione, quindi mi sto occupando della comunicazione e della promozione. E, insomma, personalmente mi sono battuta perché arrivasse anche qua al comune di Tempio qualche denaro in più come contributo. Non ho attualmente ancora nessuna risposta. Non è semplice, esiste una legge, la legge 7 del 55, dove sono inseriti alcuni carnevali tradizionali. C'è un muro per quello che riguarda i carnevali allegorici. Nello studiare insomma quanto c'è scritto qua, che troverete nella cartella dove si parla dell'agenzia, me l'ho lasciata nella sedia, Sardegna Promozione, ho cercato, studiando e prendendo in biblioteca a Tempio i primi giorni di gennaio, degli aspetti tradizionali per dare all'assessore al turismo Crisponi, ex assessore da qualche giorno dopo il risultato delle regionali, e al mio direttore, dottor Mariani, qualche elemento in più che riguardi non solo la goliardia di questo carnevale, ma l'identità, la tradizione, che è quello che vogliono portare avanti. Pertanto, siccome è una tradizione, c'è anche qua, il carnevale vostro nasce nel 1800, ci sono delle cose che non ci sono più, anzi io direi che l'avrei fatto rientrare nei carnevali a cavallo, perché ho letto che gli uomini accompagnati dalla loro dama a cavallo salivano con una stella, andavano a prendere le frittelle nei balconi, e quindi forse risale prima la vostra della Sartiglia, come no? Però voglio dire, sono elementi che io mi sono studiata, letta, e cercherò di portare avanti. Non sappiamo se il direttore dottor Mariani sarà tra i direttori generali confermati, speriamo, perché Piglia, il nuovo presidente della giunta, ha detto che lascerà le persone competenti nelle direzioni generali se lo sono competenti. Io conosco il mio direttore generale, normalmente non è uno che, pur essendo stato il primo capo di gabinetto di Cappellacci, fa politica, nel senso che i denari li fa confluire indipendentemente dalla politica. Quindi sono qui a dirvi questo e spero fino alla fine di riuscire a portare qualcosa a casa, come si dice. Non è semplice, ci proviamo, io lo sanno gli amministratori, ce la sto mettendo tutta. Capisco che 300 km dividano Cagliari da Tempio, forse 256. Porterò la voce vostra, non so cosa succederà. Io sono partita il giorno delle elezioni a Sanremo, sono arrivata qua direttamente da lì ieri,
quindi non so a Cagliari cosa ci sia, cosa troverò. Spero che ci sia ancora la possibilità di portare qualcosa per questo carnevale. In bocca al lupo per questo carnevale 2014. E vi comunico che la messa in onda, allora c'è qua la presenza, ho dimenticato di dire una cosa fondamentale. Sardegna Promozione a dicembre, a seguito dell'alluvione, ha deciso di acquistare dei pacchetti di promozione finalizzati a portare i turisti in Sardegna, perché le immagini che sono andate nel mondo erano di una Sardegna distrutta totalmente, soprattutto in Gallura. E siccome le strade sono percorribili e siccome comunque i turisti non dobbiamo farli scappare ma dobbiamo richiamarli in Sardegna, si è deciso di fare una campagna promozionale a grosso livello. C'è il gruppo Mondadori che farà sulla carta stampata tutta una serie di insomma, promozioni. C'è la pubblicità negli aeroporti, non solo italiani ma anche all'estero. E io mi sono battuta, avendoci lavorato, a chiudere una convenzione con la RAI. Quindi con la direzione commerciale della RAI abbiamo chiuso 4 programmi. Uno di questi iniziamo giovedì con Uno Mattina, nell'ambito di Uno Mattina c'è lo spazio Uno Mattina Verde. Sindaco e assessore, scusate, vi chiedo un attimo l'attenzione. La messa in onda di quello che stiamo registrando oggi sarà giovedì, primo giorno di carnevale, proprio funzionale al carnevale, a che la gente possa pigliare un aereo e venire qua venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì. Pertanto, tra le 10.30, e questa è la notizia, le 10.30 e le 11.30 di giovedì, questo fra 3 giorni, andrà in onda su Uno Mattina Verde quanto stiamo registrando appunto qua ad Ottana e per la Sartiglia. Pertanto Tempio sarà su Uno Mattina Rai, quindi più di questo ovviamente in questo momento non potevamo fare. Poi seguiranno i riti della settimana santa che completano l'isola che danza con il programma di Osvaldo Bevilacqua. Avremo poi Community, che sarà una trasmissione che andrà in onda all'estero, e chiederò alla RAI che si possano portare anche le immagini registrate qua a Tempio. Quindi buon lavoro e speriamo di darvi buone notizie poi al mio rientro a casa. Grazie. Camera di Commercio del Nord Sardegna, che completamente sostiene e aiuta ogni anno da anni questo carnevale. Quindi un applauso va alla Camera di Commercio del Nord Sardegna. Associazione Carasciali, insieme alle altre associazioni, quindi al Centro Commerciale Naturale Commercio 2000, insieme alla Proloco Città di Tempio e insieme ai Carascialetti in Chiesi, organizza questa festa, questa grande festa di popolo. La direzione artistica la detiene l'Associazione Carasciali. E allora è Alessandra Kenza che sta cercando di rimettere in piedi. No, il microfono. Dobbiamo fare un'altra cosa? No, il microfono, perché ho le... Okay. Ero distratto perché c'è una cingomma attaccata sotto il... E chi attacca le cingomme sotto? Non lo so. volevo innanzitutto ringraziare grazie alla Marchi per l'impegno riportare i cavalli a Tempio, per fare il carnevale a cavallo. E poi non mi volevo dilungare troppo perché abbiamo già, vi chiedo solo 2 ore e mezzo di attenzione. Il programma. Allora, sabato abbiamo applaudito il tributo a Peppino fatto dal Cinema Teatro Giordo, che ha aperto la kermesse carnevalesca. Poi il giovedì 27 febbraio al Centro Storico la sfilata dei carri allegorici, preceduta dalla rievocazione storico-musicale del Carrasciale Timpieso con il corpo di ballo del re e le maggiorette città di Tempio qua rappresentate, a cui io farei un applauso, insomma, perché devo dire che sono cresciute sia tecnicamente, perché sono diventate molto brave, e anche fisicamente. Quando hanno cominciato a far parte del nostro carnevale erano piccoline, adesso sono belle, belle oltre che brave. Quindi grazie mille anche alle maggiorette, capitanate tra l'altro dal coreografo Andrea Trogu, e poi avete altre 2 o 3 capi, se non sbaglio, perché a Tempio un capo solo non ci vogliono più. Ok? Perfetto. I giorni pari rispondiamo a uno, giorni dispari rispondiamo all'altro, però devo dire che sono sempre molto brave e presenti. Venerdì 28 febbraio abbiamo già anticipato la parata degli,
della Tinto Brass Marching Band, che è una formazione musicale itinerante formata, visto che c'è anche un po' la diatriba tra Tempio e Olbia, noi le soppiamo tutte, superiamo i campanili, superiamo le liti, qualunque cosa. Pensate che la marching band sono circa 12 elementi, sono la metà sono tempiesi e la metà sono olbiesi. E i soldi noi abbiamo preso che li diamo a uno di Tempio, che poi si arrangiano tra di loro. Comunque io farei un applauso anche alla marching band, che è riuscita a fare. Poi la mattina alle 11 e, mezzogiorno meno un quarto, alle 11:44 ci saranno i Mammamones a cura della cooperativa La Coccinella, nido di infanzia comunale e nido di infanzia La Coccinella, che ha organizzato una mini parata al centro storico, quindi partendo da Piazza Gallura fino ad arrivare al Parco delle Rimembranze. Quindi io un ringraziamento lo farei anche alle insegnanti del nido comunale, che hanno organizzato con i bambini molto piccoli, non è facile, molto piccoli, questa bella parata anche quest'anno. Hanno differenziato per avere un evento collaterale in più, l'hanno fatto di venerdì anziché unirsi alla sfilata del lunedì. Quindi grazie, un applauso richiesto anche per loro. Sabato, sempre con partenza da Piazza Gallura e Suno Africa, li ha già anticipati l'amico Gian Mario Azzena, in rappresentanza del Centro Commerciale Naturale Commercio 2000. Domenica ci sarà la sfilata tanto attesa con il matrimonio tra Re Giorgio e, non lo sappiamo ancora se arriva, se non arriva, in che condizioni arriva, dalla Corsica, dove è stata sequestrata la popolana Mannena, con naturalmente la sfilata sarà aperta sempre dalle maggiorette Città di Tempio, accompagnate anche queste dalla Tinto Brass Marching Band e il Sumo Africa. Una novità quest'anno, sempre per il discorso del campanile, non è segnato nel programma perché gli amici di Calangianus ci hanno dato la risposta, per ragioni naturalmente di lavoro, solo diciamo questa mattina o forse ieri sera anche, quindi io farei un grosso applauso e ringrazierei gli amici calangianesi di essere venuti a Tempio a dare l'elemento di continuità a quello che noi nel 2011 con Tonino Pirighelli, con la Proloco, poi continuato fino allo scorso anno, quindi proseguirà con loro anche quest'anno, a Luca Rasciali antico, alle vecchie maschere del carnevale, quindi la Reula, l'Utra, il Cogliu, l'Ulinzolo Cupaltato, il Domino, eccetera, eccetera. Quindi quest'anno a dare questo contributo sarà il gruppo, il gruppo di Calangianus, qua rappresentato dalle due. Vi potete alzare in piedi, un applauso, grazie. Il loro capogruppo, Antonio Di Bernardo, mi ha detto: si fa un tempio, i caragnani ci facciano a pezzi, ma non ci ne affutti nulla, noi venimo lo stesso. Quindi grazie mille anche agli amici calangianesi, che noi aspettiamo, anche perché il carnevale, quando io ero un ragazzino, si faceva proprio, era tutta una bolgia. No, Tony? C'erano le sale da ballo tempiesi, quelle calangianesi, poi tutti si veniva a sfilare a Tempio. Speriamo che questa cosa si possa recuperare, questo è un primo passo. Lunedì quindi al centro storico sfilata dei bambini con School Hospital a cura della scuola primaria e Gattolandia a cura della scuola materna Maria Assunta, che quest'anno collabora, grazie anche a Massimiliano Pireghedo che ha tenuto i contatti, collabora alla realizzazione della sfilata dei bambini. Quindi grazie, applauso richiesto anche per loro, poi se li meriteranno gli altri naturalmente. E martedì invece 4 marzo abbiamo il centro storico, sempre preceduto dalla rievocazione storico-musicale e dalla presenza anche prima dell'inizio di tutto lo spettacolo dei Riptider, che è un gruppo di artisti tempiesi. E poi sentiremo anche prima delle sfilate la voce dell'ultima canzone cantata da Peppino Mazzitone, Peppino Secchi, che non era una canzone carnevalesca, ma è l'ultima registrazione che lui ha lasciato, quindi la faremo ascoltare a tutti i tempiesi, a tutti coloro che verranno a Tempio, che interverranno per la nostra manifestazione. Quindi un tributo giusto anche per Peppino, che è stato e sarà sempre comunque un simbolo del nostro carnevale. Questa registrazione ci è stata gentilmente concessa dal coro Gabriel di Tempio, quindi ringrazio anche il coro Gabriel, farei un applauso anche a loro. Ci saranno gli sbandieratori e musici Città dei Candelieri di Sassari e poi il processo e la condanna di Re Giorgio con la disperazione di Mannena, se è arrivata, se no gli faremo arrivare la disperazione in Corsica, dove,
dove è rimasta. Ad aprire la sfilata dei bambini del lunedì ci saranno le majorette Gran Ballo New Look di Tempio, sempre di Tempio Pausania, perché come sapete abbiamo due formazioni di majorette che partecipano alla nostra kermesse. Io ho detto tutto. Maria, vogliamo aggiungere qualcosa? Videolina, martedì il carnevale, diretta che inizierà più o meno alle 3, andrà a concludersi a fine rogo, quindi a fine processo, a fine giornata. Avremo poi per domenica sul grande schermo sistemato in Largo De Gasperi una diretta attraverso la web tv di Canale 48. Cercheremo di raccontare quindi sia alla rete sia alle persone che guarderanno il carnevale da Largo De Gasperi quello che non potranno vedere perché si svolge esattamente dall'altra parte del corteo. Quindi racconteremo questa cosa e ci apriremo al mondo grazie a Canale 48, che lo scorso anno ha avuto un numero di accessi incredibile, fuori da qualsiasi immaginazione, perché sono numeri che fanno veramente riflettere. Calangianese anche lui. Anche lui. Fanno veramente riflettere sulla potenza del web, di internet. È arrivato veramente in ogni angolo dell'universo e di questo insomma siamo ben felici. Poi ci sono le radio, abbiamo stretto accordi con tante radio, ovviamente con tutte e tre le radio regionali, Radio Internazionale, Radio Sintoni e Radio Lina, con le quali faremo dei collegamenti, abbiamo iniziato stamattina ma andremo avanti fino a martedì raccontando il carnevale in maniera radiofonica, quindi divertente, simpatica, accattivante, come solo la radio sa essere. Avremo poi da Sassari, in realtà è una radio di Alghero che copre però tutta la zona del sassarese, Radio Onda Stereo, che racconterà attraverso me e la voce di Nicola Niedu ancora il carnevale. Quindi diciamo che ci siamo ramificati un po' di più. Sono in attesa di altre risposte, perché le radio in Sardegna che hanno aderito sono tante, ma io una sono, quindi non posso veramente fare tutto per tutti. Riusciremo a fare molto, ma non riusciremo a fare tutto quello che ci eravamo programmati. Per quanto riguarda poi le sfilate, ci sono poi quei dettagli che vanno sempre raccontati, c'è la possibilità di avvicinarsi all'InfoPoint per avere tutte le informazioni legate alle sfilate del carnevale, per acquistare i gadget che qui vedete, quindi dai dischi con le canzoni che poco fa ha cantato il nostro amico Dettori, fino ai cuscini per le pedane, le magliette, insomma c'è veramente un po' di tutto, fino a Vino Carasciari, che è un successo che si ripete dopo l'anno scorso, questo ottimo vino di uva e Cannonau prodotto dalla Cantina Gallura che ha conquistato tutti. È un vino dei tre. È vero. e quindi continua a essere presente sul tavolo del Cannonau. Ancora ci sarà il Tucca Biglia che quest'anno, visto che è così importante la presenza dei bambini, grazie alle scuole che hanno aderito a questa edizione, quindi per loro, per i bambini che sfileranno, ma anche per tanti bambini che arrivano così sprovvisti, ci sarà la possibilità di inserirsi un pochino meglio, con più fantasia, all'interno di questo sistema meraviglioso che è il carnevale di Tempio. E poi ci sarà la stagione danzante, come tradizione vuole, al Cinema Teatro Giordo, con degli ioni danzanti che insomma canonicamente arrivano ogni inizio di 6 giorni. C'è altro da raccontare? Sì, Andrea Loreni, che è il miglior funambolo italiano riconosciuto, insieme alle Baccanti, chiuderanno, come hanno fatto l'anno scorso, gli eventi verticali, chiuderanno attaccati al palazzo di Angelo Gana e all'esit pericolante, da parte pericolante, perché quella non pericolante è assegnata a Tonino Pirighello. Lui quando ha comprato ha detto c'è una parte e l'altra parte, lui giustamente non si è fatto fregare, ha preso quella non pericolante, invece a quell'altra abbiamo attaccato Andrea Loreni, quindi sarà un bellissimo spettacolo. L'anno scorso abbiamo avuto prova con abbiamo avuto prova con gli eventi verticali, quest'anno con Andrea Loreni, che è uno spettacolo un po' più articolato, dove saranno 4 artisti volanti, ci sarà uno spettacolo anche piro musicale sopra proprio il tetto di casa tua, speriamo bene. La macchina ha pagato l'assicurazione. Guarda, c'è un fornese, è un 7. Benissimo, allora poi io farei un applauso anche ad Andrea Taddia, con cui abbiamo creato lo spot che sta andando in onda adesso su Videolina, su 5 Stelle, sulla parte video su Sardegna 1. E ringrazio anche lo stesso per aver curato il sito Facebook e il sito istituzionale del comune, che riguarda naturalmente il carnevale, e poi anche Marco Piras, che si sta occupando del sito ufficiale poi del carnevale, quindi carnevaletempiese.it. Quindi grazie anche a loro, un applauso anche a Marco Piras e Andrea Tattina.
sì. Perché lo vedo lì, lui è tranquillino, è uno degli uomini più pazienti che io abbia conosciuto nella mia vita, forse per questo che è arrivato ai 100 anni, mi hai detto che ha superato i 100 anni. No, 103. 103. 103. Parlo di Mannino Regoli, che da qualche edizione ormai è il Paglialone. In piedi, Tony, in piedi, Paglialone. Sarà l'Umandiadoro insieme ad Angelo Gana. Angelo Gana mi ha detto tempo fa, io quest'anno ho deciso io di non farlo l'ambasciatore, se no era una minestra riscaldata, quindi faccio l'ambasciatore. Io gli ho risposto che non era una minestra riscaldata, ma era un vino riscaldato. Quindi, Angelo, in piedi, un applauso proprio, medaglia all'onore. Non porta bene. Beh, mi sono qui a 3 anni, ho quasi sempre ambasciatore, mi dicono, ma chi stai per lasciare l'anno passato? E allora ho deciso di cambiare. Grazie per il tuo intervento illuminato e illuminato. Sempre con lo stesso costume, senza denaro. Bene. Un'altra cosa importante è la nostra mascotte. La mascotte Frigiola, una pausa anche a Frigiola che si porta dietro quest'anno. E gli ambasciatori Luigi Pirino e Tommaso Passari che stanno preparando, insomma. Sono entrati già nel ruolo. Sì. Diciamo sì. Anche che Frigiola è impegnata in un meraviglioso tour attraverso i centri commerciali sardi, quindi la troverete improvvisamente. Ha finito il tour ieri, da domani è nelle scuole per la sensibilizzazione. Insieme all'assessore Cosso, perché si cerca dall'anno scorso in realtà di cercare di far capire ai giovanissimi, ma veramente troppo giovani, per consumare alcol, soprattutto durante le sfilate. Questa è una piaga, veramente una piaga. Allora occorre sì da parte delle istituzioni, ma l'invito vorrei che arrivasse attraverso i colleghi giornalisti alle famiglie. Date un'occhiatina in più ai vostri figli anche durante le sfilate di carnevale. In realtà siamo noi genitori i primi responsabili dei nostri figli. Il loro divertimento deve essere esagerato ma sano, quindi non è il caso che finisca poi in coma etilico all'ospedale. E a questo serve anche il tour che fa l'assessore insieme a Frigiola. Vorrei giusto dire che assieme al tour che faremo nelle scuole abbiamo sentito il primario di pediatria, quindi col Gallo andremo anche all'ospedale per portare un sorriso anche ai bambini che in questo periodo non possono uscire. Faremo un giro verso i bimbi. Voglio fare una domanda al presidente dell'associazione Carrascello. No, vice presidente. Si parla di Rovo, ho sentito che volevate bruciare qualche cosa. Voglio fare una domanda a Alessandro. Sì. Dove Giorgio? Che io ci sono gli angeli, ho le chiavi, non c'è né Giorgio né Manè. Quindi vorrei un chiarimento di fronte a tutti. Oh, io allora giro la domanda all'assessore Cosso. I soldi per Re Giorgio e Mannena, chi li hai dati? Io soldi per Re Giorgio e Mannena non ne ho avuto, quindi io non mi sono occupato bisogna avere risposte, non è che c'è la gente a tempo che dice ma Re Giorgio, io per quanto mi riguarda posso confermare che bruceremo un toglio, questo lo posso confermare. Per quanto riguarda Mannena, I don't know. Io ho sentito qualche chiacchiera. Sentiamo. Re Giorgio l'avete spedito tu e l'assessore, sì, in Corsica per convincere mamma Nena a ritornare a te. Guarda, quello che volevo una risposta a questo assessore, non vero oppure no? Guarda, io ho sentito parlare il sindaco di Troia, di Cavallo di Troia, di Cavallo di Troia, ho sentito parlare grazie alla Marchi che il carnevale di cavalli, tutti i cavalli sono. Io spero che Re Giorgio all'ultimo momento a cavallo torni e si rimpadronisca del suo carnevale. Facciamo un applauso e speriamo che torni. Speriamo. Un contributo molto importante al carnevale, questo deve essere sottolineato e l'ho lasciato alla fine per questo, alle classi che ogni anno si occupano dell'allestimento delle tribune, dei palchi del carnevale e anche quest'anno con l'InfoPoint e con la vendita insomma, del merchandising del carnevale si occupano anche della comunicazione, quindi anche le classi partecipano attivamente a questa manifestazione. E vorrei che l'applauso questa volta fosse veramente convinto, perché noi ancora dobbiamo iniziare a lavorare, ma loro di fatto hanno già, sono già sollevati le mani che lo hanno già fatto.
Niente, quindi per quanto riguarda Re Giorgio confermo la presenza al rogo di Puntoglio, il destino sconosciuto di Mannena in Corsica e la sfilata in più. C'è la sfilata in più nel caso di brutto tempo. Ciao, c'è il sole. Allora, giovedì ha dato bel tempo, invece domenica e martedì ha dato pioggia e ma noi ce ne freghiamo. Ma tu c'è la fila di Corromo, era l'unico che non la voleva rinviare. Esatto. L'anno scorso è stato bellissimo perché è stata fatta a Tempio una riunione, sembra strano, la più democratica della storia tempiese, dal 1650 circa a oggi. Tutti, c'è protezione civile, carabinieri, polizia, guardia di finanza, assessori, associazioni, c'erano tutti quanti hanno messo sul piatto il loro. Siamo arrivati alla conclusione che molto probabilmente era meglio rinviare questa cosa. Il sindaco era l'unico che non era d'accordo. Secondo me invece la sfilata. Alla fine con cassina di presa tutti. Quest'anno qualunque cosa noi facciamo, alla fine tanto sappiamo che se la prendono con sé. Va bene? Un'ultima cosa che riguarda la diretta di giovedì mattina. La troupe della RAI ha già fatto delle immagini che insomma, in qualche modo saranno rielaborate e riproposte in un montato, ma ci sarà la presenza fisica di due persone e io le voglio, almeno una la voglio ringraziare personalmente, voglio ringraziare anche l'associazione attraverso la quale siamo arrivati a questo punto, che è l'associazione Pochi Provincia Gallura, è un'associazione assolutamente radicata nel territorio che ha segnalato la presenza di Daniele Sechi, che è un cuoco tempiese che ben conosce la gastronomia gallurese, soprattutto quella del carnevale. Dov'è? Io non lo conosco, ci ho parlato per telefono, eccolo lì. Per cui Daniele Sechi andrà a rappresentare il carnevale e sarà accompagnato da Francesca Lepoli che insieme a lui racconterà quanto di bello c'è e quanto di attrattivo c'è di questo carnevale. Per cui grazie a Daniele, grazie anche a Cleto Vecani che mi ha suggerito questo nome. Maria va benissimo così, adesso parleremo con lo chef, ci sarà anche il Gallo Frigiola in trasmissione, quindi la RAI, la direzione commerciale della RAI con gli autori e il produttore esecutivo ci stanno regalando 4 minuti in più di diretta che non erano previsti e non erano pagati dalla convenzione di Sardegna Promozione con la RAI, pertanto vorrei ringraziare il regista che è qua, lo presento un attimo, e la conduttrice che è diretta. Grazie. Allora, siamo arrivati praticamente alle battute finali di questa conferenza stampa. E come sempre succede, prima del brindisi a suon di vino Carrasciani e di musica che poi accompagnerà tutta la prossima 6 giorni, sindaco, tocca a lei. Allora, volevo oltre che rinnovare il ringraziamento per quanti hanno partecipato alla conferenza, prendere uno spunto da quanto Graziella Marchi ci ha raccontato, e allora io forse vorrei essere in controcorrente come l'anno scorso quando abbiamo rinviato ed allora dico che ci sono sempre le cose da me. Intanto questi anni con la regione c'è stato un rapporto lineare, poi alla fine negli ultimi anni si parte bene e poi si finisce così, però ci sono sempre le cose da quello, per cui un ringraziamento comunque alla regione va dato alla regione, va dato lo staff di Sardegna Promozione. Quest'anno dell'Isola che Danza qui non se ne è saputo niente, non so se sia saltato il programma oppure viste insomma che questo è avvenuto nel momento in cui c'erano anche di mezzo le votazioni regionali, forse non hanno voluto fare clamore su questa questione. È solo una domanda perché mi preoccupa, ma perché l'anno scorso eravamo stati invitati, però i risultati sono stati 0, per cui forse è meglio quest'anno che non siamo stati invitati, per cui ci auguriamo che comunque ci siano risultati importanti. Ci vuole dare conferma. Non spegnete le telecamere perché sta partendo la polemica, vai. No, vorrei dire, allora, la conferenza stampa dell'Isola che Danza è stata fatta la settimana antecedente al festival, quindi insomma 2 settimane fa. Nel sito ufficiale della regione la conferenza stampa è stata inserita alle 8:30
dello stesso giorno. Pertanto anche noi, che non è stato neanche invitato il dottor Mariani, essendo arrivato qui tardi in ufficio, sono comunque andata io, è stata illustrata direttamente dall'assessore, era un lunedì mattina, quindi è apparsa sul sito ufficiale alle 8.30, la conferenza era alle ore 11, e si è parlato del progetto Isola che Danza, che ripeto è stato inventato dall'agenzia Sardegna Promozione, e si è parlato dei 166 comuni che sono interessati, quindi 88 Notantina dei Fuochi di Sant'Antonio, 46 sul Carnevale, su 46 ne sono stati scelti 3 per la promozione nazionale sulla RAI, e poi un'altra quarantina di comuni che sono interessati ai riti della Settimana Santa. L'Isola che Danza, come giustamente sperava e speravo anch'io il sindaco, 3 anni fa diede dei denari a tutti, perché 3 anni fa entrò l'assessore Crisponi e c'erano dei soldi disponibili e vennero dati 50.000 euro a diversi comuni, compresa Tempio Bausani. Quest'anno l'Isola che Danza è rientrato nei nuovi criteri, no, per favore, giravo solo che si spesso, sì. L'Isola che Danza è rientrato nella legge 7 del 2000. Un attimo, scusa, Garzia, se ti interrompo, stiamo perdendo un po' di audience. Al di là dei dati tecnici, secondo me dovremmo. Sintetica, così poi cantiamo, mangiamo le frittelle, beviamo il vino carrasciano e tutti ci divertiamo. Grazie. L'Isola che Danza è entrata nella legge 7 e voi avete avuto 12.000 euro nel 2013. Purtroppo quest'anno adesso vedremo come Sardegna Promozione se ci sono dei denari da destinare. Tutto qua. Speriamo, evviva Coriandoli! Posso fare una domanda? Sì. Vorrei chiedere semplicemente due conferenze stampa che sono state fatte. Non riesco a capire come mai Radio Tele Gallura non è mai stata nominata. Al di là che non sia la RAI, indubbiamente non era RAI, ma a me mi sembra che ci sia una forma un po' faziosa da parte vostra. Perché arrivati a un certo punto, se l'informazione viene data anche solamente a titolo cittadino, lo dovete anche a Radio Tele Gallura. Oltretutto perché noi ci offriamo come volontari a tenere in piedi un'emittente tempiese, che voi tempiesi volete eliminare, fare fuori. E questo lo state dimostrando, non dico lei sindaco, io sto dicendo solo, esclusivamente per questa situazione del carnevale. State dimostrando veramente che siete unilaterali e basta. Grazie. Allora, Angelo, comunque qui siamo in piena democrazia, per cui insomma era un momento dove tutti potete esprimere, ma ci possiamo esprimere sempre. Come al solito ci distinguiamo perché le polemiche non finiscono mai, quindi questo è anche lo spirito, però una risposta seria, una risposta meritevole, perché quanto tu hai detto ci fa riflettere, potremo darla con i fatti. Per cui insomma, se quest'anno è sfuggito qualcosa, io non è che voglio fare come Ponzio Pilato, la barba nelle mani, però insomma vorrei, ma questo è nel nostro DNA, che soprattutto l'imprenditoria locale possa andare avanti, però meritandosi anche il ruolo di dare a volte un'informazione che sia un'informazione giusta, cioè l'informazione. Sì, per cui c'è tempo, come l'assessore Crisponi, di poter recuperare anche il tempo. Sono d'accordo, allora adesso direi che può essere allora una ripercussione. Adesso io direi che effettivamente, e io non me la sento di dare inizio alle danze, alle frisciolate, alle bevande, che questo lo faccia per me l'assessore Cosu, che vorremmo che ogni tanto comunque sorrida. Per cui, caro Roberto, mi prego di dare questo inizio alle danze. No, comunque ringrazio Angelo che è sempre presente, come Radio Tele Gallura vediamo che è presente a prescindere, anche perché noi ce lo aspettiamo come televisione locale, l'abbiamo sempre ospitata, siete sempre venuti, avete sempre ripreso tutto. Noi comunque, se abbiamo commesso qualche errore o qualche mancanza, qualche dimenticanza, perché può sempre succedere, adesso ringraziamo ufficialmente, grazie alla tua segnalazione, anche Radio Tele Gallura per essere presente in tutto questo. Grazie, perché quando ci si confronta, magari si dimentica qualcosa, uno c'è la capacità di chiedere scusa, lo fa e si riprende. Grazie, Angelo. Io voglio ringraziare
ringraziare a nome mio e a nome di chi penso rappresenti comunque Gadasciarai, che sono da 4 mesi. Abbiamo la dedica adesso, ci hai anticipato, sì, però te la diamo adesso. Scusate, ma per ma me ci mancherebbe altro. Abbiamo tenuto alla fine. Abbiamo tenuto questa cosa qua alla fine perché chiaramente dovevate essere qua mascherati, chiaramente però ancora i carri sono in lavorazione, a parte due o tre eccezioni chiaramente, quindi noi volevamo alla fine, attaccandoci al discorso di Roberto Cossu che va a sensibilizzare il discorso dell'alcol in tutte le scuole, volevo anche con la canzone che canterà adesso Domenico ringraziare i nostri Carrascialai, perché anche per bere, per divertirsi, bisogna saperlo fare. Quindi i grandi Carrascialai, i vecchi Carrascialai, dovrebbero trasmettere questa cosa qua nel regolamento che abbiamo fatto con voi. Questa cosa l'abbiamo scritta. Ci aspettiamo che da voi, più che da noi, ci sia una sensibilizzazione ai più piccoli a sapersi divertire. E il brano che abbiamo creato quest'anno per ringraziare voi del lavoro che state facendo, che siete quelli primi che cominciano a lavorare, gli ultimi, quelli che terminano prima della sfilata, la canzone si intitola Cuna punta d'imbriachera. L'alcol deve essere utilizzato con divertimento e con allegria. Quindi questo è quello che noi come associazione abbiamo coprodotto con Domenico, con Giuseppe Anfossi, e ve la vogliamo dedicare per darvi un buon carnevale. Grazie. Cuna punta d'imbriachera.